dell'elezione di Bertot, tra quella che più volte viene definita la rete dei calabresi. È lui stesso a parlare di voti con Antonino Battaglia, segretario comunale di Rivarolo, condannato poi per il reato elettorale di voto di scambio semplice. E Parisi promette voti per Bertot. Poi parlano esponenti che lo scorso anno sono stati condannati